helicóptero. Helicóptero per la costa di Spugna. Saluti a questa brava gente. Salute. Caro brigadiere. Oh, cavaliere. E voi che ci fate qua? Curo i miei interessi. Ho fatto una visitina a questi signori che, come voi sapete, hanno circuito mia figlia. È giusto. Voi l'hanno ri. Il bravo pittore che sotto i veli della modella nascondeva la ragazza circuita e mi facetta fessa. E che aspettate ad arrestarli? Guardate, cavoli, io ho la deposizione di vostra figlia, l'ho vista. Ma non è che mi abbia convinto troppo. Come? È un po' scombinato. Oddio, ma allora la mia bambina in quale stato stava? Oh, bella in Italia. La prego, brigadiere, intendo dire moralmente mia figlia, come l'ha lasciata? Cavoli, ma sta gente spaccia la droga e se muore fammi che sta manetta. L'hanno tagliato pure la luce, lo so. Brigadiere, lei in questo momento ha davanti a sé un vero e proprio delinquente. Cavoli, voi non vi dovete mortificare così davanti a me. Io? Sì. Ma che c'entro io? Non sono mica io il delinquente. Ma no, e chi è? E c'è o. No, cavoli. Cavoli, io sono un uomo tutto di un pezzo. Lo so. Voi siete un pezzo di ferro. Bravo. Ma io vi farò diventare un pezzo d'argento. Anche meglio, un pezzo d'oro. De Vincenzo e sua moglie confessano. Confesso. Che altro volete? Fate il vostro dovere. De Vincenzo. Voi confermate le dichiarazioni del cavaliere e della figlia. Voi spacciavate la droga. Sì. E voi? Sì. Ma così ricette manco a l'altare. E va bene, cavoliere, me ne lavo le mani. De Vincenzo, signora, vi dichiaro in arresto, uscite voi, purtroppo... Maron, agente si è parlovuto. Sono un tenente dei carabinieri. Qui. Da molti mesi seguivo questa pista. Brigadini, che strapovera c'è? Il colpevole vero sta là. Dove là? Mi dispiace, cavaliere, siete voi. Voi e vostra figlia, brigadiere, forza. No. Ma lo guarda bene! Brigadiere, lei mi deve aspettare. Non è possibile. Guardi, lei non può stare. No, guardate, cavoli, mi dispiace, non è colpa mia. Non si può far proprio niente. Ma guardi, dovete seguire. Ma io voglio, scusate, non momento soltanto. Succede la valigia. Da capo, va. Cavaliere, i soldi. Quali soldi? I soldi che voi mi avete dato. Ma mi... che siete pazzi? No, vi voglio dare... Voi volete compromettere di più la mia posizione. Vi voglio dare... Mi volete fare accusare di tentativo di corruzione. Signori, io vi chiamo tutti a testimoni. È vero, io ho dato i soldi a quest'uomo, ma solo perché io ho comprato un suo quadro. Dov'è la mia tela? Ma cosa? Pigliate! Date il mio quadro! Ecco, ma che guarda! Cavaliere, ma io... De Vincenzo! De Vincenzo, ma che volete? Il cavaliere sta dichiarando lui stesso che ha comprato il vostro quadro. I soldi sono vostri. Ha comprato il quadro! E tenetemi! Cavaliere, usciamo che vostra figlia vi sta aspettando. Pazza! Pazza! Cavaliere, non mi pigliate con! Vi metterò dei grandi Fate sedanza, noi siamo...